Dal Mobile World Congress 2017, una delle proposte più curiose e più interessanti arriva da Alcatel con il suo A5, con un interactive LED show che vedete alle spalle sulla copertina. La luce sicuramente adesso non aiuta a vedere la luminosità, che gli effetti luminosi che sono generati in realtà dall'applicazione che si chiama Light Show all'interno del telefono. Con questa applicazione scegliete il tipo di effetto che poi vedrete nella parte posteriore, ma questi stessi effetti che avete sulla parte posteriore, che vedete, possono cambiare a seconda della vostra selezione. Potete anche giocare, ci sono dei giochi ad esempio in cui potete creare delle sequenze, ricordo un po' il Mastermind di una volta, oppure un gioco in cui con un'altra persona dovete semplicemente vedere chi riesce ad urlare di più. Avete 10 secondi di tempo per vincere la vostra gara. Quando avviate il gioco, girate il telefono e cominciate ad urlare. E vedete che il telefono riceve essenzialmente il vostro urlo, misura quella che è la vostra performance, con cui vi potete essenzialmente confrontare con qualcun altro. Round numero 2. E adesso cominciate ad urlare. Vedete, nel giro di 10 secondi, che è il tempo che avete a disposizione, il telefono vi dice chi ha vinto il round numero 1. Ho vinto io, cioè ho battuto me stesso, che è qualcosa di incredibile. Ma attenzione, perché quello dei LED non è la sola applicazione che ci sarà in futuro per questo telefono. Vi porto infatti a questa vetrinetta dove ci sono altre declinazioni, un altoparlante, in questo caso una sorta di battery pack, una cover invece con il retro in materiale metallico e un'altra ancora invece che è trasparente, infine una soluzione invece con una cover a libretto. Vedete, insomma, sono tante le soluzioni di questo Alcatel A5 con Interactive LED Show, e la cosa migliore è anche il prezzo, perché verrà venduto a 199 euro, una delle proposte di Mobile World Congress.